Salve a tutti, oggi vi voglio fare una piccola dimostrazione di come si usa, tra virgolette, la Big Shot, perché tanto molti di voi già hanno usato la piccola. Questa è la Big Shot Plus, vedete? Ma vi voglio fare più che altro vedere tutti i materiali e gli accessori che sono dentro, quello che fanno, tanto per farvi vedere la nuova Big. Questa mi è arrivata lunedì da Mondo Fai da Te di Valentina. Ora passiamo alla macchina. Allora, questa è la macchina che troviamo dentro, con i due piatti. Io già, come vedete, si vedono, li ho usati perché ho fatto le mie prove. Poi dentro la scatola troviamo una cartelletta di fustelline, quelle che tagliano solo carta e cartoncino. Questa è la scatola che vi farò vedere dopo. E qui ci sono altre farfalla, fiore, due farfalle, due foglie, una taghettina, e quassù c'è un bordino per il pezzo, vedete? Poi abbiamo la fustella, questa che vi farò vedere taglia, che troviamo due fiori, una farfalla, due cuori, un rametto di foglie. Sono due blocchetti di carte, vedete, uno piccolo e uno di A4, perché questa è la Plus, che è un A4, vedete? E poi abbiamo questo, che è per fare l'embossing, sempre un A4, è bellissimo perché questo è un pois, diciamo, puntini. Poi vi faccio vedere. E infine, ma molto importanti, queste sono le basi. Dunque, abbiamo la base standard. Poi, se vogliamo fare con l'emboss, dobbiamo usare questa rosa, mentre se vogliamo tagliare con le framlist, questa. Ci vuole questo e questi insieme. Vi faccio vedere la scatolina e ci prendiamo un foglio. La voglio fare così. Prendiamo la nostra framlist, quella che fa la scatola. Poi prendo la base, questa grossa, la normale. Poi questa per tagliare queste, vedete? Poi trovate anche le spiegazioni, vedete qua sulla base. Inseriamo anche questa. Poi prendo il mio piatto, la carta, e ci metto la mia fustellina. Vi dirò, questa scatolina è molto molto carina, fa anche rima. E faccio il famoso panino, che comunque si usava anche con la piccola. Se sentite questo rumore, non vi preoccupate perché è normale. Ed ecco qua la nostra scatola. Questa
è la nostra scatolina, vedete? Ora la pigliamo. Ci spostiamo. Allora, io per piegarla mi faccio uso di una pieghetta, vedete? E la piego. Una volta piegato, la assembliamo. Io uso questo, però potete usare benissimo la colla, e attacchiamo tutte le parti. Ed ecco qua la nostra scatolina, vedete? Io ne avevo fatta una ieri, guardate, poi dopo l'ho decorata così. Qui ho messo questa, qui il fiore della fustella grande che poi vi farò vedere, e questa è l'altra che ho fatto. Bene, ora vi voglio far vedere prima di tutto come fa l'embosser. Quindi togliamo, mettiamo sempre questo, quello grande, poi prendiamo questo rosa, il nostro foglio o il cartoncino, lo inseriamo nella nostra cartelletta dell'embosser in questo modo, prendiamo i nostri piatti plessigas, io prendo, facciamo lo stesso panino e mandiamo sotto. E guardate qua, vedete tutti i puntini, è venuto bellissimo. Questo anche per fare una card, magari pieghiamo a metà. Io faccio in questa maniera, ora vi faccio vedere. Con il colore, io uso questo colore, questi colori qua, ma ho fatto la prova anche con i gessetti, quelli per disegno. Prendo un po' di colore e lo sfumo in questa maniera, piano piano. E viene un bellissimo effetto. Ora l'ho fatto anche velocemente, però in pratica si sfuma e vengono tutti i puntini colorati. Ora vi faccio vedere il taglio della fustella grande. Quindi per la fustella tolgo tutto, prendo il mio primo plessica. Prendo la fustella grande, ci metto il mio foglio sopra e faccio il panino con l'altra sopra e passo. Faccio vedere che bella fustella che abbiamo. Ed ecco qua. Questa è la fustella, vedete? C'è la farfalla, un rametto di foglie, due fiori che vanno sovrapposti e due cuoricini.
E questo è tutto. Vedere questa piccola dimostrazione mi ha fatto vedere come funziona il tutto e quello che c'è dentro al kit, allo starter kit della Big Shot Plus, perché c'è anche volendo senza il kit. Io ho preferito prenderlo così perché mi piacevano proprio la fustella e le franliste, queste qua. Io l'ho comprata da Mondo Fai da Te, quindi metterò il link. Andate a visitare il suo sito perché ha tante cose belle. E niente, noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao!